Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperlacca Collectibles. Finalmente la De Agostini mi ha mandato altri 5 fascicoli della Mustang, quindi negli ultimi video eravamo rimasti al fascicolo numero 18, oggi andremo a vedere dal 19 al 23. Anche stavolta 5 fascicoli in un unico video perché per i primi 3 quantomeno si tratta di un montaggio che abbiamo già visto, quindi andremo a montare il sedile stavolta del passeggero e non quello del conducente che abbiamo già visto in qualche video precedente. Quindi andrò un po' più velocemente per i primi 3 fascicoli, mi soffermerò un po' di più, per quanto possibile, negli ultimi 2 perché finalmente appunto ci sono delle novità e d'ora in poi si spera che ci sarà qualche pezzo veramente interessante da montare. Quindi ragazzi, ci vediamo poi ovviamente per le conclusioni finali e adesso iniziamo con il montaggio. Ed ecco tutti qui i pezzi ed i fascicoli che andremo a vedere in questo video, dal 19 fino al 23. Quindi avremo il sedile anteriore destro, quindi lato passeggero, e poi ho intravisto qualcosa che riguarda i terminali di scarico probabilmente. Cominciamo ovviamente con il montaggio del fascicolo numero 19. Ecco tutte le parti di cui è composto il fascicolo 19, non mi soffermerò troppo sui dettagli, ragazzi, perché anche in questo caso abbiamo già visto il montaggio del sedile anteriore sinistro, quindi faremo una cosa un po' più veloce. Quindi Agostini stavolta ha deciso di fornirmi lo schienale con il telaio già inserito, perché altrimenti questo pezzo che vedete sarebbe a parte e va appunto applicato nelle guide dello schienale. Fatto questo, occorre solo andare a mettere il dettaglio, si mette in questo modo, come vedete ha una parte più esposta che va inserita nell'apposita fessura e pigiato per bene, come vedete si vede questo dettaglio e poi non faremo altro che completare l'opera andando ad applicare la cornice con 4 viti. Cuscinetto che andrà momentaneamente solo appoggiato allo schienale che farà da riempitivo. Quindi fissiamo le 4 viti ed abbiamo già concluso il fascicolo numero 19. Ed ecco qui le 4 viti a fissare il tutto ed il cuscino per il momento appoggiato allo schienale. Fascicolo numero 20, come potete vedere, abbiamo la seduta con il relativo telaio, la parte esterna dello schienale e le bordature. Come prima cosa, per il primo step, andiamo a inserire ovviamente il telaio in questo modo. Adesso andremo a farlo meglio, ovviamente. Ma andiamo ad inserirlo avendo cura che la parte, diciamo, in PVC più morbida vada ad aderire a questa parte del telaio. Poi spingeremo tutto per bene ed il telaio sarà inserito. Una volta fissato il telaio, è il momento di andare ad applicare le bordature che vengono classificate, insomma, in base alla lettera L, quindi lato sinistro, quindi andrà sulla parte ovviamente sinistra vista da questo lato, ma quindi alla nostra destra, stessa cosa a parti invertite, insomma per l'altra. Ci sono 2 perni che vanno messi rispettivamente in questo e in questo qui. Quindi andiamo ad inserirlo in questo modo e a fissare il tutto. Una volta fatta la stessa cosa con la bordatura destra, avremo quindi completato la nostra seduta del sedile. Come ultimo step del fascicolo numero 20, andremo a completare anche lo schienale unendo queste 2 parti tramite questi 3 peg che andranno infilati negli appositi fori. Ed ecco qui. Come vi dicevo anche negli scorsi video, il risultato finale è veramente ottimale, almeno dei pezzi singoli. Risulta molto morbido, l'imbottitura all'interno fa il suo dovere. Al tatto sembrano dei veri e propri sedili in pelle, quindi sulla qualità di questi pezzi singoli davvero nulla da dire. Andiamo avanti col fascicolo numero 21. Questi sono i pezzi del fascicolo 21 fuori dalla scatola, fuori dalla confezione. Abbiamo il supporto per il sedile con il relativo cuscino, leva di regolazione del sedile con un binario. Come primo step di questo fascicolo andavano unite le 2 parti, cosa che ho fatto off camera per risparmiarvelo, visto che l'abbiamo visto nei video precedenti. Quindi sono andato ad unire la seduta con il relativo schienale con questi 2 perni che per il momento sono solo appoggiati, posti ad altezze diverse. Ora,
andiamo avanti applicando l'imbottitura, che è più spessa da una parte, più fina dall'altra. La parte più spessa andrà inserita in questo modo, facendo in modo che il bordo della seduta vada, diciamo, a ricoprirlo. Quindi il risultato finale sarà più o meno questo. Poi dovremo andare ad applicare questa parte, cioè il supporto, in questo modo. Ovviamente adesso lo fisserò meglio con le viti, e poi i relativi binari e la leva. Ed ecco qui, quindi sedile montato, è stato facile quanto lo è scalare il K2 con un cucchiaino e un comodino infilato nel culo. Come potete vedere, qui va fatto in modo che questa guarnizione, diciamo, di pelle che fa parte dello schienale vada ad allinearsi a questi tre peg, che poi non ci rimarrà mai nella vita. Poi anche il bordo della seduta va a ricoprire il supporto, quattro viti sui lati, il sedile deve rimanere all'interno dei peg, i pianeti devono essere allineati e allora avete completato il vostro sedile. Poi completiamolo andando a mettere la leva di regolazione, che va qui sul lato sinistro, giustamente, con questi peg, facendo attenzione appunto che la leva capiti avanti, e l'altro binario invece andrà a chiudere l'altro lato, sempre utilizzando i peg. Se ce la faccio ve lo mostro, forse, ragazzi, datemi un secondo prima che parte l'embolo. Niente, dall'altra parte, probabilmente lo mettevo al contrario. Fantastico, bellissima figura, ecco qui. Quindi sedile completato e fascicolo. Andiamo a prendere il vecchio sedile, come potete vedere sono praticamente uguali. Non so se possono essere intercambiabili, cioè se vogliamo possiamo mettere, questo sarebbe quello del lato conducente, questo è il passeggero, mi sembrano praticamente identici, quindi credo che possano essere messi un po' come vogliamo. Andiamo avanti, fascicolo numero 22. Ed ecco qui i pezzi del fascicolo numero 22, finalmente una novità, quindi sinceramente sono curioso, voglio andare a vedere qualcosa di nuovo appunto in questo montaggio. Questi sono i pezzi del disco del freno anteriore destro. Quindi, come possiamo vedere, abbiamo protezione del disco con relativo disco, il fusello, questa sembra essere la pinza del freno, e questo tubicino dovrebbe essere il tubicino dell'olio dei freni. Infatti andremo a montare come prima cosa proprio questo tubicino sulla pinza. Lato lungo, che sarebbe questo qui, nella parte, diciamo, superiore, quindi andiamo a infilarlo in questo piccolo peg, e essendo un pochino, ecco, un po' fragile, stavo dicendo proprio quello, facciamo la massima attenzione, andiamo ad inserirlo da questo, porca miseria. Dicevo, andiamo ad inserire il lato lungo da questa parte. De Agostini, non mi fare arrabbiare. Poi invece, scusate ragazzi, sono andato un po' alla deriva, ma non è facile, ve lo assicuro. Andiamo a inserire invece l'altra parte, il lato un po' più corto, in quest'altro peg. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta. Quindi lato lungo, primo peg, lato corto, secondo peg. Lo step numero uno è fatto, già troppo impegnativo per me. Ok, veniamo adesso al montaggio del disco al fusello. Prendiamo il fusello quindi in questa posizione e la protezione del disco, facendo attenzione che questi due peg vadano a corrispondere a questi due fori sul fusello. Quindi ovviamente, non c'è bisogno che ve lo dica, ma la parte centrale del fusello deve entrare nel buco più grande. Quindi fori in questo modo, tac, e poi la parte piatta del disco ovviamente andrà a appoggiare sulla protezione, così. A questo punto ovviamente ancora non c'è nulla di fissato, quindi fate attenzione a tenere il tutto bene unito. Prendiamo la pinza che andrà, credo, a fissare il tutto con questa parte, come vedete, che è forata, di sezione rettangolare, che deve corrispondere con l'alloggiamento. A questo punto munitevi di tanta pazienza e tanto, se avete un'altra mano
è meglio forse se siete dotati di tre mani, sarebbe proprio, siete degli individui particolarmente abili. Dovete tenere il tutto, prendere il cacciavite con una vite, in questo modo, infilarla in questo perno, cercando di non bestemmiare. E insomma, ecco, se siete un pochino... Ah, e in questo modo, adesso vado a fissarla meglio, raga, però così si va a creare il nostro disco unito al fusello e alla pinza. Ecco qua, come vedete, la vite è stata fissata e attenzione perché il disco deve essere in questo modo, quindi deve essere libero di muoversi. Adesso, se avete qualche mago come amico, qualche illusionista, eccetera, bisogna prendere una delle ruote che abbiamo costruito in precedenza, perché bisogna far combaciare questa tacca con questa tacca. Quindi adesso vi risparmierò le imprecazioni varie, cercando di fare un gioco di questo tipo, andrò a fissarla, poi andrà messa una vite all'interno qui, come vedete, per fissare quindi tutto il meccanismo freno al nostro pneumatico, al nostro cerchione e infine logo di Shelby finalmente che andrà a coprire tutto quanto. Lo faccio off camera per risparmiarvi, come vi dicevo, le bestemmie e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, quindi disco del freno montato, vite applicata, concludiamo il tutto con il logo che grazie al magnete e alla calamita può essere applicato. Bella. Alla fine, bel risultato, dai. Bene, fascicolo 22 finito, andiamo avanti col 23. Ed ecco il 23esimo ed ultimo fascicolo per questo video, che è composto soltanto dai tubi di scarico con i relativi silenziatori che andremo ad unire insieme. Sono contrassegnati uno da L, quindi questo è il sinistro, non so se lo vedete bene in camera, che andrà unito quindi a questa parte qui. Sempre sinistra, hanno un aggancio, diciamo, un perno a forma di D, quindi è impossibile sbagliarsi. Andiamo ad unirli in questo modo. Adesso, ovviamente, poi con più cura li metterò più dentro. Facciamo la stessa cosa con, ovviamente, con il Ed destro. ecco qui ragazzi, veramente un montaggio super complicato, il 23esimo fascicolo. Prendi una cosa, infilala nell'altro ed è finito il montaggio. Veramente super divertente questo 23esimo fascicolo. Comunque, scherzi a parte, questo è tubo di scarico sinistro con silenziatore, tubo di scarico destro con silenziatore. Questo era l'ultimo fascicolo di questo video, quindi abbiamo i nostri due sedili, il nostro pneumatico col cerchione, con tutto il meccanismo del freno, molto figo, e il logo Shelby, quindi anche questa è una ruota che credo sia finita, e i nostri tubi di scarico. Nel frattempo, raga, mi sono accorto che la vite che avevo messo qui era sbagliata. Questa è quella giusta. Mannaggia, come cazzo? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. E dai, ah, eccola qui. Bene, ragazzi, tutto risolto. Ecco fatto ragazzi, quindi finalmente abbiamo entrambi i sedili completi, quindi due portiere, due sedili, qualche pneumatico qua e là, il paraurti, insomma la cosa si sta facendo interessante, abbiamo visto anche il montaggio del disco del freno per la ruota anteriore destra e cominciamo con le marmitte, insomma il tubo di scappamento e quello che è. Quindi io sono abbastanza soddisfatto. Aspettiamo il mese prossimo ormai per altri 5 fascicoli a questo punto perché De Agostini me li sta mandando di 5 in 5 e nell'attesa ragazzi non mi resta che darvi appuntamento con i prossimi video che usciranno come al solito il giovedì e quando riesco il martedì. Vi ricordo qui sotto in descrizione trovate tutte le modalità per accedere agli sconti del 5% oltre al regalo su mycomics.it e ovvio anche la promo per il Colosso dei Nerd. Approfittatene ragazzi il più possibile finché durano queste cose
E detto questo, raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga, a presto.